del villaggio dei pazienti al congresso SIN, al 63esimo congresso SIN, la Società Italiana di Nefrologia, che ospita in questo villaggio le associazioni. Quindi abbiamo potuto organizzare questo incontro, questo talk, lo metteremo sotto forma di talk, parleremo con i nostri esperti, il professor Francesco Scolari e la dottoressa Claudia D'Alessandro, e parleremo di dieta. Parleremo di dieta e poi la dottoressa D'Alessandro vi lancerà una nuova iniziativa di AIRP in merito appunto alle diete da seguire e quali diete seguire. Allora, passerei per l'introduzione la parola al professor Scolari, in modo che così poi parlerà la dottoressa D'Alessandro. Allora, lo facciamo così, fa una piccola introduzione il professor Scolari, una piccola introduzione la dottoressa D'Alessandro e poi voi fate le domande. Va bene? Bene, intanto buonasera a tutti. Io sarò molto breve. Vorrei soprattutto stimolare una serie di riflessioni da parte della dottoressa D'Alessandro, perché è chiaro che negli ultimi anni noi abbiamo fatto una serie di importanti nuove acquisizioni nell'ambito del rene policistico. Sappiamo molte più cose rispetto a prima, abbiamo una terapia finalmente efficace, anche se è probabilmente fattibile da un numero ridotto di persone, ma ci sono alcune questioni che, contrariamente a quanto anche la medicina ufficiale pensava fino a 10-15 anni fa, restano estremamente importanti. Lo stile di vita. Nello stile di vita noi ci mettiamo moltissime cose, dal fatto di mangiare bene, di essere attenti nella nostra alimentazione alla condizione dei nostri reni, al fare attività fisica. E io credo che oggi c'è convinzione anche da parte dei medici che un adeguato e corretto stile di vita sono importanti nel rallentare la progressione della malattia renale, almeno tanto quanto tutti i presidi medici e di terapia noi mettiamo in atto. Quindi oggi approfittiamo della presenza della dottoressa D'Alessandro per cercare di capire cosa dovete fare tutti i giorni. Questo è molto importante. E personalmente, come medico, faccio ammenda perché nel passato noi abbiamo largamente sottovalutato questi aspetti. Fare una vita corretta aiuta per sé, ma aiuta anche a controllare fattori di rischio ampiamente riconosciuti di progressione della malattia renale. Il primo di tutti è la pressione arteriosa alta. Quindi vi inviterei a formulare una serie di quesiti pratici, quotidiani, perché quello che conta è cosa facciamo nella vita di tutti i giorni, approfittando della presenza della dottoressa D'Alessandro, che viene da quello che una volta era considerato il tempio dell'approccio dietetico all'insufficienza renale cronica, cioè PISA, e che mi ha confidato poi in maniera molto sincera che nel corso degli anni ha cambiato opinione, come tutti quelli che seguono l'evoluzione delle conoscenze. Quindi attenzione, fate domande chiare, semplici, concrete, perché la vostra quotidianità è importante anche per rallentare la progressione della malattia. Allora, io stasera avevo preparato anche delle diapositive, però onestamente non mi sembra il caso, perché preferisco rispondere alle vostre domande. Il professore diceva che ho cambiato, no, il mio modo di lavorare. Allora, io ho cominciato a occuparmi di malattie renali 25 anni fa, a Pisa,
e quando sono arrivata, in effetti utilizzavamo una terapia dietetica importantissima che dà tanti risultati, però un po' difficile da seguire. Nel tempo, conoscendo le persone, conoscendo la patologia, ho modificato tantissimo il modo di lavorare, nel senso che piuttosto che partire dalla dieta, ok, cioè questa, hai questa patologia, ti do questa dieta, sono partita dalle persone. Quindi il professore suggeriva fate le domande perché ognuno ha esigenze differenti, poi ci sta che una cosa che va bene per uno possa andare bene anche per gli altri, ci mancherebbe. Però la cosa importante è che anche se la patologia di base è la stessa, ognuno di noi ha esigenze diverse. E perché vi suggeriva parlate di quotidianità? Perché i problemi quando vengono? Quando si fa la spesa, quando si cucina. È lì che ti viene in mente. Io ho pazienti che si alzano la mattina e pensano già a cosa devono mangiare. E non va bene, deve essere un piacere. Quindi questo che ho, quello che ho cercato di fare negli anni è proprio di cercare di entrare in casa delle persone per capire quali sono le abitudini e poi adattarmi. Sono stata anche criticata per questo modo di fare, perché sembra quasi un po' banale, però è quello che mi ha dato tanti risultati e mi ha fatto modificare il mio modo di fare, ed è quello che c'è una mia collega qua, che ho lavorato con lei tanti anni, e anche lei mi ha detto che più o meno utilizza lo stesso metodo, e questo mi fa piacere perché vuol dire che ha capito, anche lei ha riscontrato che è un modo di lavorare utile. Abbiamo con AIRP ad esempio fatto un ricettario. È stata una sfida un po' con i pazienti, perché la dieta viene sempre vissuta come una restrizione, come una punizione. Considerate che è invece uno strumento utilissimo, che accompagna. Poi c'è una cosa particolare, no, nella malattia renale, che la terapia dietetica accompagna la patologia, si adatta a seconda delle esigenze. Quindi noi possiamo giocare con gli alimenti, con gli ingredienti, per creare degli alimenti, diciamo delle pietanze altrettanto gustose. I miei pazienti mi dicevano: ah, ma io ora devo evitare questo. Quello che ho cercato di fare è insegnare che non si deve evitare, bisogna un pochino adattarsi. Quindi quell'ingrediente non lo posso usare, posso creare la stessa ricetta utilizzando un altro ingrediente. Da questo è nata un po' una sfida con AIRP. E abbiamo detto, voi mi mandate le ricette e io vi faccio vedere che si modificano. È stata dura, assolutamente, perché mi avete mandato delle ricette, che insomma. Però in ogni caso siamo riusciti a creare questo libro di ricette che poi si sono prese dalle quotidianità. E tra l'altro ho scoperto che ora questo modo di lavorare è diventato una scienza. Esiste quella cosiddetta culinary medicine, molto diffusa negli Stati Uniti, e sto cercando di prendere la certificazione, ma in Italia non si riesce, è dura, comunque vediamo se ce la facciamo, dove fanno questo. In pratica che cosa fanno? Adattano gli alimenti, il cibo, alle esigenze delle varie patologie. Quindi, e sono medici, infermieri, nutrizionisti che stanno prendendo queste certificazioni per imparare a fare questa cosa che noi abbiamo fatto un po' di anni fa. E che poi ora faremo anche faremo un nuovo esperimento, siccome ora si parla tanto di diete vegetariane, anche lì ci andrà una gran confusione, insomma cercheremo magari con un po' di introduzione, ci aiuterà anche il professore a dare un po' di chiarezza anche in questo, però cercheremo sempre delle ricette di tipo vegetariano, che tra l'altro sono utili anche proprio nella malattia renale, perché le proteine di origine vegetale, diciamo semplificando, caricano meno il lavoro del rene. Anche lì i pazienti stanno già inviando le ricette, le modificheremo utilizzando ingredienti sostitutivi più adatti o metodi di cottura che possono aiutarci a modificare, che ne so, a ridurre il potassio laddove deve essere ridotto, a ridurre il fosforo, in modo però da non evitare un certo alimento, semplicemente lo mangio ma posso modificarlo. Grazie, invito tutti a mandarci le ricette, delle ricette vegetariane, che dunque gli alimenti permessi sono? Gli alimenti permessi sono legumi, cereali,
Allora, se vogliamo fare le tette migliori, come? Sì. Ah, ok, legumi, tutti i tipi di legumi, quindi fagioli, ceci, piselli e così via, e cereali, qualsiasi tipo di cereale, quindi dal farro, orzo, poi ci sono, vabbè, le verdure, le uova, vedremo come lavorarci un pochettino, vi insegnerò a modificarle, e poi formaggi, anche lì purtroppo i formaggi hanno un po' il problema del sale, e su quelli si lavora male, però magari possiamo usare piccole quantità. Ecco, anche una cosa che spaventa molto, no? Le quantità, devo pesare. Eh sì, però le quantità ti permettono di poter utilizzare un alimento che altrimenti dovresti evitare, magari per non come alimento principale, ma come ingrediente, e ti cambia il sapore. Quindi vedete, anche lavorare con le quantità a volte aiuta tantissimo, perché anziché evitare, aggiusto la quantità e posso utilizzare lo stesso. Capito? Quindi anche con i formaggi riusciremo magari quel poco, il tocco in più che ci permette. Io poi calcolerò ovviamente le composizioni, tenendo conto magari anche dell'effetto delle cotture che suggerirò, in maniera tale da sfruttare proprio al massimo quegli ingredienti che utilizzeremo. E ovviamente un'altra cosa che ho sempre fatto nei ricettari, preparazioni più brevi possibili, perché capisco che già se cominci a vedere una pagina, una scritta, poi ti trae, uno non ha più voglia di farlo, quindi cercheremo di stringare un po'. Io mi sono attrezzata a casa con un sacco di... Sì, sono attrezzatissima, anche perché le ricette poi le devo provare, perché se no poi se non vengono non torna. Ecco appunto, quindi io spero che vi sentiate un po' impegnati nel mandarci le vostre ricette. Se ce ne mandate una testa, concludiamo il libro, lo chiudiamo, e l'impegno nostro sarebbe quello di uscire per la giornata mondiale del rene con il libro. Quindi lunedì, cioè in questi due giorni, nel weekend scrivete le vostre ricette vegetariane, lunedì ce le mandate tutte e noi chiudiamo il libro. Così poi la dottoressa Alessandro si diverte a cucinare. Volevo chiedere ad Angela se mi dava un libro, Salute con Gusto. Così lo facciamo vedere per chi ancora non l'avesse. Grazie mille. Ecco, Salute con Gusto, appunto un libro dove la dottoressa D'Alessandro ha ricucinato tutte le ricette che le avevamo mandate, che c'erano arrivati appunto da amici e pazienti, ma soprattutto da pazienti, facendo dei piatti assolutamente normali, però ricucinati secondo le modalità corrette per eventuali problemi. In fondo invece ci sono le ricette originali, per chi volesse c'è la stessa ricetta però con ingredienti e quantità regolari. Certo. Poi, diciamo, leggendo la preparazione, le modalità, volutamente cerco sempre di utilizzare la stessa terminologia, perché poi uno impara da solo. Quando uno ha capito il meccanismo, poi può ripeterlo in qualsiasi altro tipo di ricetta. Quindi è anche un modo, secondo me, per educare, no? Per cominciare a gestire da solo la propria alimentazione. Quindi non è soltanto leggo gli ingredienti, leggo la preparazione, ma uno impara. In questo modo, perché tutto questo? Perché in questo modo uno riesce a modificare la propria alimentazione da solo e non deve viverla come una limitazione. Cioè il mangiare è sempre stato un piacere, quindi perché doverci rinunciare? Capito? Quindi in questo modo, e poi diciamo l'alimentazione, prima eravamo in una relazione dove si parlava di nutrizione integrativa, nutrizione parenterale, le nutrizioni che si fanno per vena, però vedete anche queste cose utilissime, se non c'è una nutrizione di base buona, anche queste non servono. Quindi avere un buon stato di nutrizione è un aspetto fondamentale per qualsiasi cosa, per il funzionamento della terapia. Anche una terapia farmacologica, se lo stato di nutrizione non è buono, funziona meno, addirittura possono venire fuori effetti collaterali, capito? Quindi questo è un aspetto molto importante, ma non deve essere un'ossessione, deve essere un piacere, deve essere semplice, cioè renderlo semplice, perché un detto, mi ricordo quando sono andata
si parlava prima di Forlì in Popoli, in occasione di un invito che ho avuto lì, mi sono letta il trattato di Pellegrino Artusi, perché se non volevo fare la brutta figuraccia di non sapere nemmeno chi fosse, ed ho trovato un testo veramente di un'umanità incredibile, perché si parlava di ricette, sì, ma si parlava di come non buttar via niente, come riutilizzare il cibo. E io sto facendo un master sulla sostenibilità ambientale e cambiamento climatico, quindi sto diventando anche sostenibile, quindi ci sarà anche questo aspetto qui, che non si butta via nulla, sì, l'economia circolare, quindi è un aspetto molto importante, cioè anche il non sprecare, ma anche lì tante volte mi sento dire è una moda, insomma è una moda, non tanto. Io quando vado a fare la spesa guardo anche quello che compro per evitare di dover, per sapere subito dove lo devo buttare, perché altrimenti, cioè, è un modo, vedete, di pensare che dicendolo così sembra complicato, ma poi entra poi nella nostra abitudine e ci permette di vivere meglio, di far vivere meglio gli altri, capito? Quindi l'importante, non dico che sia facile. E poi ovviamente ora noi parliamo di corretta alimentazione, poi è ovvio che se abbiamo una funzione renale alterata, si parlava prima col professore che talvolta nel rene policistico le cisti ingombrano e quindi c'è la sensazione di ripienezza, ci sono tutta una serie di altre problematiche che possono aggiungersi, e anche lì si lavorerà con la singola persona per modificare, una soluzione si può trovare. Ovviamente non possiamo risolvere completamente il problema, ma noi cosa dobbiamo aspirare? A migliorare la qualità di vita. Quindi se io riesco a vivere bene tutti i giorni, vado avanti. Penso che sia la cosa migliore che possiamo fare. E l'attività fisica, come diceva il professore, che è importante e che non deve essere necessariamente sport. Cioè è muoversi secondo quello che è possibile fare. Io purtroppo non sono riuscita, questa è una grave pecca, non, in ospedale, ma in uno studio dove lavoro faccio ambulatorio con una persona che tra l'altro conosce bene questo tipo di patologie, che è uno psicologo ed è un personal trainer. Personal trainer, un atleta agonista, ex atleta agonista, che ha dovuto abbandonare, che sa cosa vuol dire come fare attività e come fare attività quando ci sono determinati problemi. E quindi riesce, anche lui fa, io lo faccio sull'alimentazione e lui lo fa con l'attività, chiede quali sono le problematiche e adatta l'attività fisica. E vedo che con questo connubio otteniamo dei risultati che sono, che mi dispiace dirlo, ma solo con la terapia dietetica io non potrei ottenere. Quindi vedete, non è solo dieta, ma è muoversi come possiamo, non deve diventare un secondo lavoro. È fare la spesa nel modo giusto, avere le cose in casa, perché altrimenti prendi quello che trovi. Quindi è un circolo positivo che amplifica e poi pian pianino apprezzi il fatto che ti semplifichi la vita. A noi fa piacere sentirti parlare. Però Luisa aveva stimolato domande vostre. Se voi non ne avete, intanto ci sono qui la dottoressa Econimo, che segue l'ambulatorio del rene policistico di Brescia, e la professoressa Cappelli a Bologna. Allora, quali sono le domande rispetto allo stile di vita e all'alimentazione che vi fanno i nostri pazienti e qual è la vostra risposta? E poi sentiamo che cosa ne pensa la dottoressa D'Alessandro. Di solito la maggior parte delle domande è sul sale, su come evitare il sale, e una delle risposte, al di là di qualche indicazione non da nutrizionisti che diamo come primo livello, è prediligere prodotti freschi e ridurre assolutamente i conservanti. Un esempio forse un po' sbagliato che a volte faccio alcuni pazienti è che piuttosto che mangiarsi un'insalatona con il mais in scatola, il tonno in scatola, i piselli in scatola, forse era meglio un pezzettino di bistecca che magari dava un po' più di soddisfazione, e quindi provare a chiedere un supporto su questo. Noi fino a un certo punto ci arriviamo con qualche consiglio e poi abbiamo anche noi un supporto specifico per chi ha bisogno di una dieta un pochino più mirata, soprattutto per poter avere una dieta varia, perché spesso
i pazienti poi riescono a ridurre il sale, ma il problema è ce la faccio per 1 o 2 mesi e poi non ho alternative, non so cos'altro cucinare. Penso che uno dei dubbi principali sia quando è utile limitare le proteine, cioè se fin dall'inizio della problematica, noi abbiamo molti pazienti che vengono giovani perché accompagnati dalle mamme, giustamente dai familiari trapiantati e che non hanno ancora un filtrato compromesso, ecco. Quindi la prima cosa che loro ci chiedono è se devono stare attenti subito a questo aspetto oppure se nella prima fase possono essere liberi, tra virgolette, nell'alimentazione comune. Cerco di sensibilizzarli molto alla corretta alimentazione, nel senso che attualmente la dieta normoproteica è una dieta diversa da quello che era inteso in passato, quindi non è più il grammo per chilo di peso ideale al giorno, ma è gli 0,8. Quindi dobbiamo comunque tutti abituarci a mangiare un po' meno proteine, ecco. Detto questo, poi l'attività fisica anche in quello secondo me è una buona abitudine che va stimolata, cioè le buone abitudini fin dall'inizio. Ovviamente uno non si deve sentire malato prima di esserlo, ecco, questo è importante perché per i ragazzi anche il cibo è socialità, per tutti, ma per loro a maggior ragione che escono con gli amici devono poter mangiare liberamente. Però magari sapendo qual è la dieta mediterranea, no, che ha un miglior risultato come abitudini di vita più che altro. Sì, sì, no, sono d'accordissimo con quello che avete detto. Allora, il problema del sale intanto, il sale diciamo, perché non è che noi chiediamo semplicemente di mangiare sciocco, come si dice in Toscana. Il problema è proprio richiediamo un cambio di stile di vita, perché il sale in realtà che noi consumiamo solo un 10% deriva da quello che si aggiunge, il resto lo prendiamo già dagli alimenti, più del 75%, e quindi alle persone noi non chiediamo usa meno sale, chiediamo di cambiare proprio, cucinare cose fresche. Ecco perché io quando dico guardate, io il piano alimentare, la dieta ve la faccio, ma non tanto perché voglio che stiate attentissimi a questo, ma semplicemente perché vi faccio la lista della spesa in maniera tale che quando andiate a comprare le cose avete già in casa prodotti freschi, insegno a cucinare in modo rapido, a preparare e mettere in congelatore magari per le persone che lavorano, come suggeriva Luisa, utilizzare le spezie. Ora ad esempio comincerò uno studio con una docente di agraria sull'analisi sensoriale, perché l'abitudine al sale, molti pazienti non si abituano al sale, non riescono, perché ciascuno di noi ha proprio una soglia completamente differente e quindi ci sono persone che per abituarsi hanno bisogno proprio di una gradualità, e allora magari li aiuterò non a togliere di botto il sale, ma per fortuna noi abbiamo anche degli strumenti, degli esami che ci permettono di avere una stima, almeno in un paziente stabile, di quanto sale uno introduce, di quante proteine, e quindi magari pian pianino di ridurlo, in modo per aiutarlo ad apprezzare di più, diciamo ad accettare di più questa modifica. Per l'apporto proteico sono d'accordissimo, cioè se il rene funziona è che stai a togliere, intanto si riduce il sale perché questo fa bene a tutti, anche perché poi tutti usiamo tantissimo sale, ma poi se il senso di ridurre l'apporto proteico c'è, come spiega pazienti, se nel momento in cui aumenta l'intossicazione, e allora io aiuto il rene dal fuori a dargli meno i precursori delle tossine. Ma se il rene funziona bene, perché devo costringere una persona a delle limitazioni inutili? Certo, darò le norme di una corretta alimentazione, tutti facciamo, dobbiamo mangiare bene, perché devo dire no, fai come ti pare. Il problema oggi è che purtroppo si sono diffuse tantissime diete iperproteiche per il peso e così, a che ci hanno rovinato, capito? Perché prendiamo l'esempio americano, ma negli Stati Uniti anche una dieta iperproteica va bene, è sempre meglio di quello che fanno, ma noi italiani che abbiamo una cultura alimentare diversa e non vanno bene, capito? Quindi purtroppo però la moda ci sta rovinando. Poi anche il mondo della nutrizione, avete visto come ovunque si parla di nutrizione, ovunque si parla anche di cucina,
guardate in televisione se c'è un cuoco che insegna a cucinare bene, allora spero non ce ne siano qua. Cioè, padelle, burro, olio, così siamo tutti bravi. E poi arrivo io che dico di cucinare con poco olio e giustamente, no? È molto più difficile, capito? Quindi c'è anche una cultura del cibo, dell'alimentazione che è... troppe informazioni ci arrivano, troppe informazioni. E quindi capisco che sia difficile, però sicuramente una, come vi dicevo prima, la terapia dietetica accompagna la patologia, quindi quando il rene ce la fa un pochettino meno e noi con l'alimentazione gli diamo una mano e quindi lo accompagniamo, quindi restrizioni inutili, le restrizioni non servono se non al momento giusto, che sarà il medico a definire, anche per quanto riguarda l'apporto proteico, ad esempio. Tramite l'esame delle 24 ore possiamo fare una stima di quante proteine uno introduce. Se una persona deve fare, mettiamo anche una dieta ipoproteica, 0,6 grammi pro chilo, ma se in quel momento lo vedo e fa 1,3 grammi, già portarlo a 1 è un vantaggio, perché lo devo portare alla metà. Quindi procedere gradualmente, è sempre lo stesso discorso, la personalizzazione. È un modo di lavorare che ci impegna di più, perché noi piani alimentari per vari pesi faremo presto e li distribuiamo, invece lavorare in questo modo, come ci stavano suggerendo le dottoresse, è un pochino più difficile, richiede tempo, però io dico sempre un tempo che poi noi ce lo ritroviamo, perché il paziente capisce come va, se il paziente va bene anche il controllo si può allungare, una volta ci si può inviare gli esami senza nemmeno vederci, capito? Quindi è una modalità di lavoro che ti ripaga nel tempo dopo. Io ci ho un filtrato già intorno al 30, quindi siamo un pochino avanti. Il problema di tutte queste cose che seguo è il problema è il pranzo quando lavori, che sei fuori e lì ti porti la pasta e vabbè, te la fai fare, no? La pasta quella proteica. Però poi i condimenti, poi sta sempre lì a dire allora mi raccomando non fare così, così, così. Quindi soffritti, fritto, pizza, dolci. No, no, soffritto. Lo so, però poi cioè, vai al ristorante, non è che puoi di tutto, allora mi raccomando, lo fai per me, fallo così, 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 anche perché sai, magari nelle zone, cioè, se c'è 100 persone non è che possono fare per me quanto, no? E poi, poi pizza e dolci è un fatto di gusto personale, insomma. Lì ovviamente bisogna valutare caso per caso, no? Perché se posso è ovvio che chiedo di potersi portare il pranzo da casa, se però uno mangia alla mensa allora lì cerco il male minore, nel senso, per esempio, che ne so, mangio alla mensa lì posso mangiare il secondo con una verdura che magari fresca che mi condisco da me, mangio il pane se uno se lo vuol portare, o magari ora ci sono questi, utilizza il pane proteico anche da quanto ho capito, solo la pasta, pane proteico no, ho visto, sì. Ecco, e però la pasta magari mangiamola la sera a casa, che se la può cucinare, piace con i condimenti che vuole, capito? Quindi i soffritti fanno male a lei come fanno male a tutti. Non è che al paziente con problemi renali fanno peggio. L'olio cotto non fa bene in generale a tutti, capito? Però anche lì tutt'al più può essere un problema se uno ha un colesterolo alto, se uno, però capito, non è questo il problema. In generale chiedo di non farli, ma perché per un discorso di salute in generale. Per quanto riguarda i fritti, anche lì, fritte dico io sono buone anche le sole di scarpa, quindi anche lì non è una cosa. Il fritto fa, ripeto, non è un qualcosa che alla patologia renale fa male a tutti, quindi magari quello consiglio un consumo saltuario, capito? Queste sono norme che valgono per la popolazione generale. La friggitrice ad aria funziona, me la sono comprata, perché lo dico, tutti i pazienti me lo dicevano, funziona benissimo, sì. No, sembrano cose stupide, però invece aiuta molto perché ti permette di cucinare in pochissimo tempo senza usare olio assolutamente. La qualità della cottura è buona, la puoi aggiustare come ti pare. Per esempio, queste sono delle buone soluzioni. Risparmi il forno, insomma, e quindi funzionano.
sono piccole accortezze che ci aiutano. Quindi per esempio la pasta proteica, allora io ho le pazienti che se la portano via e la faccio cuocere e freddare sotto l'acqua in maniera tale che fermi la cottura, poi faccio aggiungere il sugo e poi però va riscaldata un pochino, perché o fai una pasta fredda o altrimenti la devi riscaldare. Allora lì ci sono o le riscaldavivande oppure anche in microonde si può fare, però se l'hai bloccata la cottura, capito? Però magari anche andarsi a portare la pasta proteica se non è gradita, allora magari preferisco che uno se la mangia fresca a casa e a pranzo fa l'occhio alla quantità di secondo che si deve prendere, si mangia un secondo con una verdura magari che si può condire da solo, cotta o cruda, che tanto un'insalata, una verdura cotta ci sono di solito, e poi si porta via un po' di pane o dei crackers, intendevo quelli a proteici, altrimenti men che niente, perché poi l'importante è nutrirsi, sia ben chiaro, non deve passare il messaggio se non posso mangiare questo non mangio, assolutamente no, ci si deve nutrire e poi si compenserà l'altro pasto. I dolci anche lì dipende, nel senso, se non è diabetico i dolci anche lì bisogna limitarli semplicemente per un discorso di apporto calorico, però se è una persona che si muove tanto anche un po' di dolce, vede, dipende, cioè non c'è niente di assoluto che fa male o che fa bene. La stessa cosa può fare la frutta secca, si parlava di dieta mediterranea, la frutta secca che fa parte della dieta mediterranea a non tutti fa bene. Se uno però mi dice mangio 3 noci, ti posso dire 3 noci mangiale, capito? Cioè, vede, già gli alimenti hanno questo vantaggio, che non c'è niente di tossico che fa male. È ovvio, va conosciuto, e il grosso problema nostro è che non conosciamo gli alimenti, per questo certe volte stresso i pazienti per imparare, perché se uno conosce un alimento lo impara anche ad usare. Mi metto a dieta, tolgo pane e pasta. Ma perché? Il nostro carburante è quello. Quindi potrei dire non ne mangio troppo, lo riduco, cioè capito? Quindi non esiste niente che faccia assolutamente male, forse il sale sì, però per il resto possiamo aggiustare e adattare a seconda delle esigenze. Se mi va a fare quello che mi va a fare una bella passeggiata, una corsetta, e gli do la crostata di frutta, ha capito? Quindi poi parliamo, poi mi dice come è organizzato, gli dico come mangiarmi, e poi si possono modificare anche dolci. Io faccio un dolce all'acqua. Bravo, vede, le mogli. Buon pomeriggio. Volevo chiedere, allora io sono una paziente con ancora, non ho l'insufficienza renale. E avete parlato di dieta mediterranea e che non c'è bisogno di ridurre le proteine. Ma quindi la dieta, cioè io giornalmente posso mangiare carne, uova, cioè oppure una volta alla settimana la carne, 2 volte, cioè come faccio, cioè cosa devo fare? Anche la carne, per esempio, è una cosa che si lascia, l'importante è non eccedere. Quindi se mi dici mangio una, allora, quindi la fetta di carne sì, la fiorentina magari una volta ogni tanto, capito? Perché quel giorno lì il rene, insomma, un po' lo sente, eh? A parte che se ha una funzione renale, come? Non sono nemmeno pisana, sono della Campania, insomma, comunque, vabbè, acquisita, sì. E, capito, quindi, la varietà che ti suggerirei è quella che suggerirei a tutti, quindi magari la carne un paio di volte alla settimana. Ecco, carne si intende bianca e rossa, anche perché la carne bianca è più proteica di quella rossa, volendo, no? Sì. Ecco, quindi magari variare con il pesce, ecco, anche lì tante volte mi sento dire carne no, pesce tanto, cioè pesce è proteico come la carne, quindi ne mangerai, sì, si dice che abbia altre proprietà, però ecco, quindi l'apporto proteico è quello. Poi le uova magari una volta alla settimana, ecco, la cosa che consiglio è un pochino usare i legumi in alternanza la carne, se piacciono e se non danno problemi, perché poi ci sono tutta una serie di altre problematiche, appunto. Allora lì qualcosa si può fare per modificarli, soprattutto in inverno è più comodo utilizzarli, metterli a mollo a lungo, bollirli, buttar via l'acqua di cottura, oppure usarli passati,
capito? Ci sono tante modalità, perché diciamo le proteine vegetali, il senso nostro ora di aiutare un po' con la dieta vegetariana è perché oggettivamente la dieta vegetariana, senza troppo, anche lì senza restrizioni o esagerazioni, però può essere effettivamente d'aiuto, capito? Anche proprio sul lavoro renale, su, ma per esempio, ma anche senza pensare ai reni, una dieta più vegetariana produce meno acidi ed è stato visto per esempio nella donna che riduce il rischio di osteoporosi, perché producendo meno acidi, ci sono un grosso studio condotto su, mi sembra, diversi anni fa, non mi ricordo comunque, scusate, ma dove valutavano gli effetti della dieta Atkins. La dieta Atkins è una delle prime diete iperproteiche americane, era 2 grammi di proteine pro chilo di, e si vedeva che donne che avevano seguito la dieta per diverso tempo avevano sviluppato, sono studi di associazione ovviamente, non causa effetto, però osteoporosi e calcolosi, capito? Quindi vedete, al di là del discorso renale ha un effetto protettivo in generale. Poi anche lì non è che bisogna diventare vegani stretti, sì. Sfruttiamo nei principi, quindi tutto, però magari un giorno, e poi aiuta molto per esempio, per non esagerare, magari il secondo, quando dicono faccio la dieta dissociata, che anche lì mi spiace dargli un nome, però per comodità magari un bel primo un pasto, il secondo all'altro pasto, fai prima a cucinare, la giornata alimentare è bilanciata e controlli, che poi vedi sono le cose che si fanno. Dottoressa, volevo chiedere se c'era una soglia minima di valori come il filtrato, come la creatinina, dove bisogna intervenire più pesantemente con l'alimentazione, cioè fino a quando posso ridurre le quantità, magari controllare quello che mangio, e da quando devo iniziare magari drasticamente a usare la pasta proteica o degli alimenti con quasi zero sale o zero carne, cioè, tipo un valore di filtrato o un valore di creatinina fondamentale per capire quando è ora di calare molto di più, ecco, l'apporto di certi tipi di sostanze. Onestamente non penserei tanto al valore di creatinina, ma ad altri valori, perché con la terapia dietetica noi non è che possiamo frenare l'andamento della malattia renale. Ed è una cosa che dico sempre alle persone, no? Perché magari si aspettano che quando cominciano la dieta, oppure una dieta un pochettino più spinta, diciamo, magari la creatininemia si fermi o torni addirittura indietro. Non è un qualcosa che possiamo fare con la dieta, secondo me. Quello che possiamo fare è, io uso sempre questo termine forse sbagliato, mantenere un buon compenso metabolico. Cioè, che cosa fa il rene? Fa tante cose, tra cui buttar via le tossine. Quindi noi che cosa possiamo fare dall'esterno? Attraverso gli alimenti ridurre la produzione di tossine. Quindi non andrei a vedere tanto la creatinina, anche se è vero che la terapia dietetica si aggiusta sulla base della funzione renale del filtrato, ma guarderei altri valori, per esempio l'azotemia, l'urea, che poi se aumenta troppo è quella che dà i sintomi, perché altrimenti non te ne accorgi di avere la funzione renale ridotta, il fosforo, il potassio, capito? È lì che allora si comincia a dire ok, l'azotemia, sono certo di fare, perché poi bisogna vedere, sto facendo un'alimentazione corretta, però l'azotemia scappa via un po' altina, allora magari lì introduco, magari, come si diceva prima, il prodotto proteico. Però stiamo attenti, nel momento in cui introduco il prodotto proteico che mi dà energia pulita, una quota proteica la devo mantenere, perché ricordiamoci che le proteine a noi ci servono anche, quindi introduco il prodotto proteico, ma mantengo comunque una quota di carne, di pesce giornaliera, che le proteine poche ma buone, lascio quelle migliori. Quindi secondo me è più questo da fare. Non parlate mai di drastico, perché poi un'alimentazione anche ipoproteica, cioè nel momento in cui devo ridurre le proteine, io devo garantire energia, capito? Quindi altrimenti abbasso quello, abbasso l'altro e vado incontro a malnutrizione, quindi bisogna stare un pochettino attenti. Quindi ci deve essere un bilanciamento, però ripeto, più che il valore di creatinina, che a un certo punto quando è alto magari più di tanto non posso fare, però è proprio valutare l'intossicazione. Allora,
quel tipo di dieta che faccio ora non basta più, allora faccio un passettino avanti e introduco magari uno strumento che mi può essere utile. Ma intanto non vi è alcun dubbio che non esiste nessuna documentazione che una dieta ipoproteica rallenti la progressione della malattia renale. Non esiste. Seconda riflessione, una quantità eccessiva di proteine animali nella nostra cultura comincia dal dopoguerra, perché prima non si consumava prima non si consumavano proteine animali come facciamo abitualmente oggi. Noi abbiamo mutuato questo consumo eccessivo di proteine animali da quando gli Stati Uniti d'America hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale. Ben sì è venuto che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale, ma la calcolosi, fino ai primi del Novecento la calcolosi non esisteva. Esisteva forse la calcolosi vescicale, che era tipica della dieta vegetariana. Quindi io personalmente non uso prodotti a proteici. L'educazione alimentare bisogna cominciarla subito dalla prima visita, anche se il paziente ha ancora una funzione renale normale. E quello che diciamo di solito è non consumare quantità americane di carne. Un grammo pro chilo, quello è consentito, ma non eccedere. E la riduzione dell'introito proteico ce lo poniamo di solito sotto i 30 di filtrato, soprattutto per il problema del controllo della fosforemia, più che per l'intossicazione uremica, che è una cosa anche questa non ben definita. Quindi il nostro consiglio di solito è fare una dieta di 0,8 grammi chilo di proteine animali. In generale diciamo consumate una dieta mediterranea e poi i pazienti ci dicono che cosa mangiano e con questi li avviamo poi a una consulenza dietetica. Quindi è molto importante quello che ha detto la D'Alessandro, soprattutto perché oggi noi mettiamo in dialisi persone, non per il rene policistico ma per molte altre patologie, con un'età media che è di 72-73 anni. Il rischio maggiore è la malnutrizione. Quindi mi piace la riflessione che hai fatto, perché bisogna stare attenti a questo aspetto qui, perché c'è una correlazione diretta con la sopravvivenza, che uno non abbia una malnutrizione quando arriva alla fase terminale dell'insufficienza renale. Quindi insomma la situazione non è così, non deve essere vissuta così drammaticamente come per molti anni si è vissuto l'approccio dietetico. C'è però un altro problema che vorrei che venisse affrontato, e ripartirei ancora dalle dottoresse che fanno la vita in ambulatorio con i malati, ed è il senso di ripienezza che anche dopo aver mangiato poco viene, perché ci sono dei reni che sono molto aumentati di volume. Allora, che cosa vi dicono i pazienti e cosa rispondete voi rispetto alla frequenza e alla quantità di cibo che per ogni pasto viene introdotto? Quindi come vi comportate voi, e poi sentiamo cosa ne pensa. Dipende molto da paziente paziente, nel senso che c'è chi ha questa problematica legata all'ingombro, magari associa una gastropatia e quindi fasi di inibitori di pompa, di gastroprotettori o di procinetici possono dare una mano, chi invece ha bisogno di fare più pasti piccoli e frequenti. Solitamente è questa l'indicazione che diamo, quindi cercare di
evitare quello che un po' nella vita frenetica facciamo tutti noi inclusi, cioè mangiare un paio di volte al giorno tanto, ma cercare di avere l'abitudine di fare colazione, di fare una merenda a metà mattina, pranzo, una merenda a metà pomeriggio, cena, a seconda ovviamente dello stile di vita anche. Sì, assolutamente. Una riflessione su questo è che spesso l'ingombro epatico è abbastanza significativo su quando inizia a comparire questo sintomo, un po' la spia ci allarma sul fatto di riguardare quanto il fegato si è ingrandito, perché spesso è più a discapito del fegato che non dei reni. E l'altra cosa è che spesso ci viene riferito che soprattutto il pasto della sera a dare problemi, il riposo notturno, perché quando c'è questa sensazione di dispepsia è soprattutto notturna, quindi reflusso e problematiche che non fanno riposare bene. E quindi diciamo c'è anche l'anticipazione del pasto serale come altra strategia per lasciare più ore prima di andare a letto, che è un'altra cosa che tentiamo quando iniziano ad insorgere, oppure ad esempio spostare appunto alla sera dei cibi più leggeri o più digeribili rispetto al pranzo, che rimane un pochettino più corposo o ricco, ecco. No, no, assolutamente va benissimo, anche perché poi si va anche un po' con il buon senso, no? Insomma, cercare di andare incontro un po' alle esigenze, poi anche piccole norme di comportamento, tipo il masticare bene, a lungo, che sembra una cosa sciocca, e invece poi magari i pazienti ti dicono: ah, ma io mangio velocemente, allora la sensazione di pienezza è ancora maggiore, no? Quindi anche certe volte dico il comportamento è tanto importante quanto quello che si mangia. Perché, che ne so, i carboidrati, tu la pasta la cominci a digerire in bocca, se non la mastichi, la butti giù, nello stomaco non viene digerita, arriva all'intestino tal quale, quindi è logico che l'ingombro aumenta. Talvolta aggiungo magari qualche indicazione addirittura magari sulle tipologie di verdure, no? Perché la verdura fa bene, però purtroppo quando ci sono queste sensazioni qui di gonfiore e di ingombro, anche la verdura può dar problemi. Allora selezioniamo magari quella che fermenta un pochettino meno. Addirittura aggiungo magari dei prodotti che favoriscono l'eliminazione dell'aria con enzimi, capito? In maniera tale da favorire un po'. Sono disturbi funzionali che ovviamente non risolviamo, però sono piccole cose. E poi anche lì il movimento, il camminare aiuta molto la peristalsi intestinale, quindi, ma anche la sensazione di ripienezza si riduce. Quindi sono piccole norme che sono importanti assolutamente. Buonasera, io volevo chiedere una cosa riguardo gli zuccheri per il rene policistico, perché ho letto un paio d'anni fa uno studio anche sulla dieta chetogenica per evitare gli zuccheri, cioè, non so se ne avete già parlato. Mi è parso assurdo, anche se ho pensato di farlo, presa dal momento, poi mi è sembrata una cosa assurda, però volevo sapere scientificamente, perché magari lo è. Io ovviamente non l'ho fatta, però... Sì, ci sono degli studi, vabbè, ovviamente le cellule delle cisti utilizzano zucchero, hanno un metabolismo glicolitico, eh? Sì, sì, sono zuccheri complessi, bisogna fare un po' di distinzione, è logico che poi si scindono e diventano zuccheri semplici. Allora, considerando che le cellule delle cisti hanno questo metabolismo glicolitico che quindi usa solo zucchero, ovviamente è venuta l'ipotesi di poter utilizzare delle diete prive totalmente di carboidrati, e che sono la dieta chetogenica in particolar modo, una dieta che però è non solo, non è tanto iperproteica, ma è proprio iperlipidica, cioè sono tantissimi grassi, quindi anche dal punto di vista diciamo tecnico a farla non è così semplice. Allora, gli studi ci sono sul modello animale, dove è stato visto che in effetti una addirittura sia questa dieta chetogenica sia il digiuno possono determinare una riduzione delle cisti, va bene? Ora, sull'uomo ci sono due protocolli in corso, tra l'altro sono in contatto con uno di questi professori di Colonia che sta facendo lo studio. Alla domanda: farebbe fare una dieta chetogenica al suo paziente? Mi ha detto di no. Quindi
stanno però portando avanti questo studio. C'è qualcosa di un gruppo americano che ha fatto la dieta chetogenica nel rene policistico in pazienti però obesi. Sì, però l'obesità è un'altra problematica e con funzione renale conservata. Va bene, quindi, allora, comunque, io non chiudo mai le porte. Sarebbe una dieta, si sta parlando di dieta ipoproteica, difficile, non difficile, questa è peggio dal punto di vista tecnico, però non è giusto chiudere le porte, quindi nel momento in cui si dimostrerà che effettivamente c'è l'indicazione a farla, perché effettivamente riduce la dimensione delle cisti, non le fa formare, riduce il volume renale, perché questo poi è l'obiettivo, ne parleremo, ma bisogna capire bene quando farla, perché mi è capitato di avere un paziente che dopo aver letto questi studi con un 9 di filtrato ha fatto la dieta chetogenica e lo conosciamo, sì, quindi, ecco, quindi bisogna definire bene i pazienti che possono farla, quando è bene farla, e il paziente va monitorato costantemente perché aumenta il colesterolo, c'è il rischio di iperpotassemia, cioè perché determina acidosi, insomma è molto complicato dal punto di vista metabolico seguire. Si parla tanto di malnutrizione nelle diete ipoproteiche qui, ecco, e quindi però ripeto, non ci si chiudono le porte, aspettiamo però che ci siano risultati, che gli studi siano ben fatti, dovevano uscire risultati nel 2021, per ora non ci sono ancora. Comunque sarà ovviamente la comunità scientifica, poi se questo si fa tutto, ci mancherebbe. È una, tipo, la dieta chetogenica nasce nell'epilessia, ai miei tempi si studiava per il paziente epilettico, si faceva nei bambini resistenti alla terapia, quindi ci mancherebbe, facciamo tutto, però bisogna poi selezionare bene e il paziente va monitorato costantemente perché può provocare davvero danni non da poco. Allora, la dieta chetogenica funziona se uno vuol calare di peso, ha una normo funzione renale, non ha altri problemi. Se uno fa la dieta chetogenica, cala di peso. Io ho perso 5 kg in 3 mesi, un anno fa, ma oltre che perdere peso mi sono reso... Sì, 3 mesi. Avevo del peso da abbattere, andavo a camminare con una frequenza notevole, ho perso 5 kg, ma mi sono reso conto e mi sono reso conto che i carboidrati sono una droga. Perché? No, è chiaro, io dico che sono una droga, ovviamente mutuando questo. Quindi è largamente sconsigliato, secondo me, ai pazienti dire di fare una dieta chetogenica. Non ci sono ancora elementi sufficienti. Il problema è quello che diceva l'Alessandro, che secondo me riporta alla questione centrale. Non c'è dubbio che la ricchezza in glucosio favorisce la crescita delle cisti. Allora, il nostro problema è potenzialmente riuscire a interferire con l'utilizzo del glucosio da parte delle cisti senza fare una dieta chetogenica, che è il progetto che l'AIP ha contribuito a finanziare di Alessandro Moletta. Ecco, al momento noi non abbiamo nessun elemento. Certo, ci sono dei dati che dicono che una dieta povera di glucosio, magari alternata a digiuno, aumenta di molto la sopravvivenza, ma anche questo è limitato agli animali. Quindi, insomma, è un aspetto che ancora non conosciamo. Sono d'accordo che bisogna essere pronti a cambiare se abbiamo evidenza scientifica, ma questo è l'approccio scientifico. Ma al momento non consiglierei a nessuno di affrontare una dieta chetogenica, soprattutto se uno è magro come lei. Si diventa di cattivo No. Questo è un segno della malattia. Si diventa di cattivo, cioè
No, dicevo, magari uno è di cattivo umore, di base, di carattere, non lo vedrà la differenza. No, diventi di cattivo umore. Ah, questo... Ci sono proprio alterazioni, non le... Sì, pensando a, ecco, i parenti che, diciamo, sempre quando arrivano alla dialisi, porta pazienza, perché la malattia ce lo siamo tra noi, ma forse è scientificamente così. Sono proprio delle modifiche, ma non tanto legato solo alla dieta chetogenica, alla malnutrizione in generale. Chiaro sì. Perché poi bene o male per essere malnutriti non è che bisogna essere magri, cioè la malnutrizione è... Parto da un punto di vista diverso. Trapiantato di reni, funzione conservata, non ci sono evidenze scientifiche perché ci sono solo negli animali, però noi abbiamo studi sui gatti, prendiamo il siberiano, a 5 anni è quasi programmato geneticamente, sviluppa un'insufficienza renale, se diciamo fa un'alimentazione renal basso contenuto proteico, non cambia nulla, la prognosi è identica, non c'è praticamente nessun effetto. Se dallo svezzamento inizia una dieta alternata, a, diciamo renal, i crocchi si chiamano renal per cui muto il termine, abbiamo un'insorgenza a 8, 9, 10 anni, quindi c'è una grossa differenza. Noi sappiamo che i trapiantati hanno un rene, passatemi il termine, a termine, cioè non è detto, soprattutto per un trapiantato giovane, io ho fatto l'intervento a 45 anni, che me lo sporto a fine vita, spero di durare tanto e di avere altri problemi. Può essere utile, è interessante lavorarci, cosa ne pensate? Non ho capito, allora intanto il come? Cioè iniziare la dieta prima? Non la dieta prima. Ma nel gatto l'hanno fatta? Perché il gatto la dieta ipoproteica è dura. No, esistono proprio degli alimenti specifici che sono ipoproteici e che vengono dati quando si incomincia l'insufficienza renale. Però quando inizia l'insufficienza renale praticamente la prognosi è identica. Se vengono dati alternati al normale già dallo svezzamento, invece i risultati sono enormi. La cosa che proponevo, visto che ad esempio i nefroni in un trapiantato fanno un super lavoro, rischiano di essere sottoposti, diciamo, a una sorta di intasamento, fare uno scarico metabolico periodicamente ha un senso? C'è anche la terapia immunosoppressiva che di per sé è uno stimolo, scusi professore, cioè già di per sé è uno stimolo catabolico, capito? Anche nel, per esempio, però, parlo della nostra esperienza, se nel trapiantato mettiamo, facendo gli scongiuri, si riduce la funzione renale, va bene? L'inizio della terapia dietetica ipoproteica in genere è un pochettino più allontanato nel tempo, ritardato rispetto alla stessa funzione renale, cioè all'inizio della dieta con la stessa funzione renale in un soggetto non trapiantato, quello che c'è lo stimolo catabolico forte dei prodotti, scusi, degli farmaci immunosoppressori, degli steroidi se qualcuno li continua a fare, ora spesso li sospendono. Cioè la terapia dietetica preventiva ipoproteica onestamente non vedo, si ritorna al discorso che facevamo prima con le dottoresse, no? Che non ha molto senso diciamo cominciare una riduzione dell'apporto proteico quando il rene funziona, perché il rene è fatto per far questo, capito? Quindi ora diverso è se mi parla magari, cioè, di una patologia genetica, ma nemmeno quello, cioè non ritengo che ci sia nel paziente trapiantato, nel determinare la perdita del graft del rene. Ci sono fattori molto più importanti che non la riduzione della massa nefronica, perché ovviamente un rigetto cronico progressivamente si verifica in molte persone, c'è una tossicità da parte dei farmaci, soprattutto degli anticalcine urina, indubbiamente importante, per cui il problema principale
non è avere un numero più piccolo di nefroni che condiziona l'evoluzione dell'insufficienza renale. Per cui io credo che se noi pensiamo all'emivita di un rene trapiantato, l'emivita è quanto dura un rene dopo il primo anno di trapianto, è circa 20 anni. Ecco, ora io non credo che la riduzione della massa nefronica dovuta al fatto che c'è un singolo rene sia l'elemento principale nel determinare la perdita di funzione del rene trapiantato. E poi ovviamente il problema della malnutrizione e anche dell'osteoporosi e della malattia ossea associata al trapianto, che non garantisce mai una funzione renale normale e che spesso si accompagna anche a un quadro di persistente iperparatiroidismo, io penso che sia una situazione da valutare con molta attenzione, e sarei personalmente molto contrario ad una dieta ipoproteica preventiva nel paziente con rene trapiantato. Noto tra l'altro che i problemi che noi abbiamo di solito dal punto di vista metabolico nel paziente trapiantato sono quelli di una non corretta alimentazione e di un non corretto stile di vita, perché da un lato la terapia steroidea favorisce il diabete, il tacrolimus per esempio favorisce il diabete, insomma ci sono molti altri ambiti su cui lavorare e che da soli potrebbero garantire un risultato migliore che non pensare ad una dieta ipoproteica preventiva. Però siamo nell'ambito di cose che ovviamente non conosciamo in maniera completa, ma se noi guardiamo quali sono i problemi principali, abbiamo almeno 4 o 5 problemi da affrontare molto prima di questo. Grazie. Cardiovascolare, ecco, secondo me sono queste le cose più importanti, sicuramente questo, controllare, avere un buon controllo della pressione arteriosa. Ora, lo studio lo vedo volentieri, bisogna vedere anche la composizione dei prodotti che sono stati utilizzati, perché magari il beneficio poteva essere il fatto che fossero prodotti con poco sale, capito? Ecco, si lavora tanto sulla, io tante cose che ho imparato sul fosforo l'ho studiata guardando i lavori fatti sull'alimentazione per gli animali, perché è un settore molto avanti da questo punto di vista. Ora, ho fatto la battuta prima sul gatto, mi scusi, perché se c'è un animale dove non si fa la dieta ipoproteica è il gatto, veramente è difficilissimo. Con i cani si riesce, ma con i gatti veramente è impressionante. Ci avete fatta, no, con i gatti veramente rifiutano proprio, ora, di fronte alla veterinaria mi inchino, però ecco, è veramente difficile. Altre domande? Siete tutti soddisfatti? Io sono certa che c'è qualcosa che volete chiedere che magari pensate sia una, così, una leggerezza, invece tutto... Io la pizza. Scusa? La pizza. Ah, c'è rimasta la pizza. No, solo se... Solo pizza. Io non so quanto spesso la mangia, una volta alla settimana la pizza la lascio, la scrivo proprio. Poi magari se non mi mangiate uno specchio e mascarpone sono più contenta, ecco. Una margherita, una marinara. Capito? Cioè la pugliese come? Perfetto. Danno un po' di gonfiore addominale, però sì. Però la pizza onestamente, guardi, vi dico la verità. No, bufala. Ascolti, la bufala, ecco, impariamo anche questo, cioè la bufala che cosa ha di diverso all'altra mozzarella? Un po' più di grasso.
Allora, dal punto di vista renale, una volta è più buono perché c'è più grasso, il sapore cibi lo danno i grassi, capito? Quindi per quella volta che si mangia la pizza, me la può mangiare anche con la bufala. Senti ora che mi fate dire, che mi sento tutta. Però preferisco magari la bufala piuttosto che magari mettermici sopra prosciutto o altro. Cioè, capito perché conoscere gli alimenti? Che differenza c'è tra una bufala? È più buona perché c'è più, c'è nemmeno tanto più sale oltretutto. Capito? Più buona perché c'è un pochino più di grassi. Ora, è ovvio che se grassi li mangio tutti i giorni mi fanno male come fanno male a tutti, però per quella volta che la mangio possiamo, guardate che per esempio per le altre problematiche che sia ben lievitata, più a lungo è lievitata meglio è, per esempio piccole accortezze, la lievitazione con il lievito madre vi permette di avere una riduzione dei fitati e quindi vi dà meno gonfiore, si assorbe però più fosforo ovviamente, cioè ci sono, vedete, piccole cose che sono importanti, però per quella volta che la mangiate, mangiate la pizza. A me per esempio piace schiacciata. Che sarebbe? Sottile, per esempio sottile si digerisce molto meglio, capito? Quindi sono però delle accortezze che ci possono aiutare a far stare meglio. Bravissimo, perfetto. No, è più attina. Sì. Gli affettati, gli insaccati, cioè li devo togliere completamente? E quindi? Quindi magari con un magari una volta alla settimana, ma guarda, è un'indicazione che do a tutti, cioè non ho che lo do, capito? Poi magari ci sono degli affettati che hanno un pochettino meno sale, per esempio le fese di tacchino che fanno ora, il prosciutto cotto in quanto cotto, la mortadella ha meno sale, capito? Quindi magari uno la può scegliere, poi una volta ogni tanto uno si mangia un affettato più... Come? La mortadella è fatta molto male, cioè conservante. Allora, sì, però quella volta che ogni tanto insomma si può fare, sai, gli insaccati purtroppo così sono fatti. Allora, io ho parlato con una veterinaria che lavorava nei grossi allevamenti. Se mangiate la mortadella di maiale italiano fatto in Italia, la mortadella si può mangiare tranquillamente, però deve essere di suino italiano e fatta in Italia, ma c'è scritto sull'etichetta, c'è scritto. Comunque se è in italiano si può mangiare perché gli animali sono super controllati. Dottoressa, volevo chiedere, tra tutte le sue prove di cucina, i suoi studi, qual è il tipo di cucina più indicato per i pazienti nel policistico, tipo a vapore o alla piastra? Torniamo alla friggitrice ad aria. Oh, no, vabbè, anche lì, quello è perfetto. Sì, sì. No, allora, il discorso del... cottura al vapore ovviamente è quella che preserva più l'alimento, dipende poi uno che problematiche ha, per esempio se c'è un'iperpotassemia la cottura al vapore purtroppo non è adatta, bisogna bollire, una volta bollito poi si può insaporire, risaltare in padella, però la bollitura ti permette di scaricare un bel po' di potassio, dipende da un po' dal tipo di vegetale. Abbiamo fatto un lavoro proprio ora, guarda, che dipende, non è facile determinare una regola, per esempio non si può dire che, non so, che la radice, se la bolli, riesce a togliere più potassio rispetto ad un frutto e così via, però in media un 65% insomma riesce a togliere, che non è poco, ovviamente sbucciando, capito, anche lì vedi, la cottura al vapore notoriamente, no? È un modo di cottura corretto nutrizionalmente, però purtroppo se abbiamo una problematica di questo genere conviene più bollire, di conseguenza anche la cottura alla piastra va bene, basta non bruciare, però ecco, dipende un pochino dal... sicuramente la frittura non è una buona cosa, come vi dicevo prima, quella la facciamo una volta ogni tanto giusto per palato, però ecco, sicuramente ecco la bollitura e poi magari ripassare in padella, mettere in salsa.
Sì, no, lei continua a dire friggitrice ad aria. No, è vero. Fate bollire la verdura, poi la mettete nella friggitrice, ci mettete un po' di erbe, rosmarino piuttosto che origano. 5 minuti, ma vengono buonissime. Concordo. È stata una buona pizza. Assolutamente. Ma senza condimento, senza neanche condimento. Buonasera, volevo chiedere qualche informazione riguardo al latte. Latte vaccino, a lunga conservazione, fresco, per niente. C'è qualche indicazione? Grazie. Me lo chiede nel senso come alimento, se è indicato o no? Ok. Ma senta, allora, un tempo, siccome il latte contiene fosforo, mi avevano insegnato a toglierli a tutti. No, adesso no, non lo faccio più. Ovviamente se è un alimento gradito lo lascio magari a colazione. Obiettivamente ha un contenuto di fosforo elevato, però dipende anche dalla situazione, cioè se la funzione renale è conservata, perché lo devo togliere, capito? Laddove c'è magari una riduzione della funzione renale, la tendenza all'iperfosforemia, allora magari faccio utilizzare anche un po' di latte vegetali, tipo il latte di riso, ecco, e in cottura nelle ricette lo sostituisco con questi. Sì, sì, lo utilizzo molto perché mi aiuta a risparmiare un po', no? Mi permette di togliere, di abbattere un po' di contenuto. Il latte di riso è più adatto per le ricette salate, poi ora si utilizza molto anche il latte di cocco, che un tempo era un po' considerato non buono, adesso l'hanno un pochino rivalutato per la composizione dei grassi, no? E latte di mandorle. Latte di soia bisogna vedere un po' le terapie che uno fa, ecco, però... Sì, latte di avena, anche sì, la besciamella vengono bene, sì sì, si utilizzano. Però ecco, come? Il riso e mandorla è una coppiata di cibo, lo monti come cappuccino e ci fai come. Ecco, sì, si stava dicendo, però per le ricette, magari ecco, se c'è la mandorla che ha un sapore dolce, magari non viene, capito? Però dipende, se non ci sono problematiche funzionerai conservata, non lo tolgo, anzi, anche perché è un alimento spesso gradito, ecco. Bisogna anche ricordare che ci sono condizioni in cui c'è una ipofosforemia. Per esempio i trapiantati di rene spesso sono ipofosforemici. Quelli che hanno delle tubulopatie, cioè non malattie primitivamente glomerulari, possono avere un fosforo basso e quindi sotto questo profilo ecco che la personalizzazione diventa importante. In questi casi per esempio si lascia proprio, preferisco lasciare il latte, lo yogurt, perché? Perché bene o male ti danno un po' di fosforo, però magari se lascio i formaggi purtroppo c'hanno tutta l'altra componente del sale, colesterolo, laddove c'è questo problema, capito? Come? Grassi, animali, quindi allora magari con un latte o uno yogurt riesci a gestirlo meglio, capito? Altrimenti, perché poi vede, è un po' un'integrazione di tante, bisogna noi, le problematiche sono tante, no? E devi integrare tutto, non puoi far finta ok, c'è il problema renale, allora mi devo concentrare su questo. Il compito un po' del nutrizionista è quello poi di avere tutte le informazioni, cercare di trovare una dieta che sia sostenibile, che integri tutte le necessità, capito? Anche con latte si può fare il formaggio, fate il formaggio di soia per esempio, utilizzando semplicemente del succo di limone come addensante, fate una ricottina con la soia, si può fare, anche con il latte di riso, sì. Io certe volte utilizzo il latte per di riso così, giusto per risparmiare, per abbattere un po' calorie, no calorie scusate, proteine, fosforo. Ma si può far tutto, è ovvio che magari ecco, bisogna abituarci poi a dei gusti diversi, no? Perché abbiamo detto prima, al posto del sale usiamo le spezie, però è logico che non sentirai il gusto salato, no? E quindi bisogna abituarsi ad un gusto un pochettino diverso magari, capito? Però anche lì è un'abitudine, ci si può abituare. Per esempio, una volta mi è capitato proprio un incontro con pazienti dove c'era uno chef che appunto per ridurre la quantità di sale consigliava di usare il sale in fiocchi. Il sale in fiocchi è un sale utilizzato proprio dagli chef, ne basta pochino per dare il sapore. Il problema è che quando noi diciamo di ridurre il sale, giochiamo molto sull'abitudine. Lo riduci, pian piano ti abitui ad apprezzare di più il sapore insipido. Mi viene sempre da dire sciocco alla toscana, scusate. Se usi questo tipo di sale, ha una capacità talmente forte di attivare i recettori che quindi poi
ti disabitui di nuovo, quindi preferisco non farlo usare, utilizzare un sale normale. I sali, quelli che vanno di moda adesso, il sale dell'Himalaya, il sale, è sale, solo che sono sali sporchi. Nel sale dell'Himalaya c'è un po' di ferro, nel sale grigio c'è un po' di carbonio, insomma. Quindi che cosa fanno? Cioè, non è che salano meno, semplicemente ti vanno ad attivare meno i recettori, quindi a parte che costano un sacco di soldi, non so che vantaggio abbiamo ad utilizzarlo, cioè non è certo che possiamo usare il sale dell'Himalaya per prendere ferro, capito? Quindi non ha, poi magari rischi di usarne anche un pochino di più, capito? Fa figo, sì, questo sì, questo certo. Un'altra cosa sono i dolcificanti. Anche i dolcificanti, ad esempio, che ogni tanto a chi magari non si abitua ad utilizzare, a ridurre lo zucchero, facevo utilizzare questi, e in realtà anche quelli hanno una capacità di stimolazione talmente forte che poi non ti abitui mai. Cioè il dolce, a parte che hanno un retrogusto, no? Se ci fate caso poi vi lascio un sapore dolciastro in bocca, anche quelli non aiutano. Meglio usare allora un pochino di zucchero, un poco, e cercare di scalarlo pian pianino magari. Capito? Cioè, guarda, tutte queste cose che utilizziamo, no? Che sono fatte, poi al limite ci fregano sempre, insomma, no? Quindi meglio poco ma buono, insomma. Dell'eritritolo cosa ne pensa? Un dolcificante massivo si chiama, sono i dolcificanti che si possono usare in grandi quantità, non hanno le problematiche che ha l'aspartame, però rimane il problema che vi dicevo, che purtroppo ti dà un sapore dolce per cui poi non ti abitui mai ad utilizzare meno zucchero, capito? Non ho capito, scusi? Sì, sì, per il diabetico va bene, nel senso che va a sostituire lo zucchero, però non ti... L'aspartame sì, ora non si può utilizzare, i dolcificanti sono cambiati, cioè voi vedete gli stessi tipologie di dolcificante con lo stesso nome, ma la composizione è cambiata, perché... Sì, è indicato per altre problematiche che aveva l'aspartame. Non si preoccupi, non ci si abitua al dolce, costa troppo. Ecco, appunto. Io spero che siate soddisfatti dall'incontro e che possiate andare a casa con delle informazioni in più. E comunque noi ci siamo sempre. Ci trovate, avete tutti i nostri contatti su www.renepolicistico.it. L'incontro di oggi abbiamo deciso di metterlo online, quindi spero da domani che lo possiate trovare su YouTube, o comunque manderemo il link sia attraverso una newsletter sia attraverso i social. Io vi ringrazio tanto, ringrazio tantissimo il professor Scolari e la dottoressa D'Alessandro per questo apporto fantastico che ci avete portato. Vi rinnovo l'invito a mandarci delle ricette vegetariane, perché appunto il nostro obiettivo è quello di questo progetto, insomma, che venga attuato questo nostro progetto. Vi ringrazio tantissimo e spero di vederci presto in un'altra occasione. Grazie mille.